Ciao. Diciamo che ci ho provato da tanto tempo a proporre il genere che faccio e che ho fatto. E per diversi anni, appunto, su Tracks sostenevo che il genere era quello che mi identificava di più. Quindi ho detto, vediamo, proverò a propormi come miglior artista. Il 2016 sono rimasto un po' deluso, devo ammettere, perché devo essere, cioè, avrei preferito che ero io il primo, però è stato un ragazzo troppo forte. Ora, il 2017 sono stato io. Ma ha fatto piacere sicuramente, però la vedo come una cosa, una riconoscenza che fa piacere, ma fine, lavoriamo duro per fare altro, quindi mi sento come mi sentivo prima, tranquillo. Poi ho iniziato a fare hardstyle, cioè non c'entra proprio niente, musica hardcore. Poi col tempo appunto c'era sto tocco funky che mi dava ispirazione, voglia di realizzare appunto questo genere. E poi ho capito che Jagged, perché comunque io faccio riferimento a Traxsource, che è uno dei portali in cui riesci magari a beccare i generi più adeguati. Cerchi house, c'è la house, cerchi Jagged, c'è la Jagged. Quindi ho scelto Jagged proprio perché era quello che si avvicinava perfettamente a quello che faccio. Diciamo che le figure per me è il mio paese, è il mare fondamentalmente, la figura principale, va? Perché mi dà la serenità che serve per me per fare musica. Se inizi a fare musica e sei stressato, secondo me non è mio parere, va? E poi col tempo, appunto, partendo dalla PlayStation, ci tengo a dirlo perché è la realtà. I primi dischi, ho qualche vinile fatto con la PlayStation, che se lo senti. Ho lavorato per comprare i vari 1210, i piatti, il mixer, il primo computer. E quindi non è che dico più carriera, più lavoro pesante, ecco. Per anni molta gente mi diceva: ma sai che comunque da tutta la musica che proponi dovresti avere anche la tua etichetta, perché. E io invece ho aspettato tantissimo con molta pazienza per apprendere più, per avere più esperienza sul campo e non aprire cioè fare magari un progetto che dall'oggi al domani. La vera mentalità che c'è nelle etichette è ascoltare tutti e proporre quello che piace molto a me, collaborando con gli artisti e rispettandoli soprattutto. Non sono amante di dire io farò, lavorerò. Per me, diciamo che ogni giorno c'è da lavorare, c'è da realizzare qualcosa di positivo. Però sì, c'ho delle release con qualche label e qualche evento prossimamente, qualche festival pure con i Defected che sono lì in Croazia e a Ibiza. Speriamo che nasca qualcosa di buono, altrimenti andrà bene comunque. A parte papà, a parte questo, penso che chiunque dovrebbe partire ad ascoltare o comunque a seguire quello che lui ha fatto, con chi ha collaborato, quindi bisogna conoscere quello che ha fatto.